Allora, buongiorno. Voi direte allora che? Allora, questo è il video sulla valigia parto. Vi ho fatto vedere che cosa io porto nella valigia del parto di Vittoria, ma non vi ho fatto vedere nella mia valigia parto cosa c'è. Questa è quella di Vittoria, in questa busta c'è la coccarda. Che metteremo in clinica quando nascerà Vittoria. Ora vi faccio vedere nella mia valigia che cosa c'è. Allora, nel primo scomparto io ho questi che sono degli assorbenti post parto, anche se io per il post parto utilizzo queste che sono Linea Maternity della Lines, che sono quelli a mutandina. Ma cosa mi è successo con il parto di Bianca? Che il mio travaglio è stato un travaglio asciutto, ovvero le acque mi sono state rotte durante il travaglio, quindi necessitavo di assorbenti post parto per il post rottura delle acque. E quindi, visto che non so le cose come andranno, stavolta li ho portati, anche se dovessi rompere le acque e tutto dovesse andare per il verso giusto, io utilizzerò questi per il post parto. Ovviamente poi qui ho altri pacchi. E queste invece sono le mutandine monouso della Chicco, che vengono utilizzati con questi. Si mette questa che è quella a rete e poi si mette questo che è il pannolone, io lo chiamo pannolone, è l'assorbente post parto. Poi che cosa porto? Porto gli asciugamani monouso, questi della Tenderly, con cui mi sono trovata benissimo per il parto di Bianca. Perdonate lo sfondo, benissimo per il parto di Bianca, perché invece di portare 10.000 asciugamani, con quelle andate benissimo. Devo aggiungere solo le tovagliette monouso per la stanza, perché ora vedendo gli asciugamani monouso mi sono ricordata che non ho aggiunto le tovagliette. Ok, primo scomparto chiuso. In questo scomparto qui andranno le tovagliette monouso, ho lasciato lo spazio apposito, e qui invece ci sono i pannolini extra. In che senso? Io in ogni cambio, in ogni bustina di Vittoria ho inserito un pannolino, ma me ne porto un pacco perché se dovesse, è vero che al nido li cambiano, però se dovessero servire io un pacco ce l'ho. Nella seconda parte, che cosa ho portato? Allora, ci sono delle tutine extra in cinghia per Vittoria. In che senso extra? Perché oltre a quelle del cambio, io non, nella sua borsa non ho altre tutine. Nella mia valigia ho messo altre tutine, così se si dovesse sporcare in camera ho il cambio. E ne ho portate una, due, tre. 4 tutine. Poi ci sono delle mussole che ho lavato e piegato così extra, perché ci sono anche nella sua valigia dei bodini extra. Abbiamo una copertina extra se dovesse servire. Poi c'è la vestaglia per me, questa qui ho portato una classica in palio perché l'altra volta non l'ho utilizzata. In questa bustina ci sono le ciabatte, ora ve le faccio vedere. Ho portato queste qui, delle classiche ciabatte, così da camera. Non ho portato gli infradito perché l'altra volta ho portato gli infradito, ma non sono stati, dicevo, non sono stati utili perché mi hanno fatto indossare i calzini sia durante il parto che nel post parto. Non so perché volevano che io avessi i calzini e quindi con gli infradito un po' scomodi. Io avevo portato l'infradito per fare la doccia in camera. Ecco, porterò un paio di ciabattine monouso, così quando farò la doccia poi le butterò stesso lì. Ok, quindi queste sono le ciabatte. Poi, che cos'altro ho portato? Allora, spostiamo delicatamente le tutine. Allora, in questa pochette ci sono, vediamo. Ok, ci sono delle cose essenziali per la pulizia, anche se mancavano e le ho aggiunte. Scusate, Madonna.
è addormentata la gamba. Allora, che cosa c'è? C'è una mini taglia di bagno schiuma dell'erbolario. Abbiamo un deodorante, ho portato questo qui della Breeze freschezza talcata. Poi abbiamo una pinza, una lametta che serve sempre, un profumo, una fascia per i capelli, poi abbiamo spazzolino e dentifricio, molto easy. Questa volta non ho portato trucchi, anche se con Bianca li avevo utilizzati, ma solo perché io in borsa ho una pochette con i trucchi essential che posso utilizzare all'occorrenza. In questa pochette di The Bridge, ok. Poi che cosa ho portato? Ho portato uno spray detergente igienizzante, mani, superfici e tessuti, un sapone intimo, questo qua Neutromed pH 3,5, uno shampoo a secco se dovesse servire, e queste che sono mai più senza, non sto scherzando, che sono i copricapezzoli. Questi sono della MAM in silicone. Oddio, oh, esce questo qui, esce? No, sì, forse sì, ok, lo devo sostituire. Questo qui della MAM, che sono i copricapezzoli, appunto. Non li apro, ma non li tocco perché li ho sterilizzati prima di inserirli, ok. Sono i copricapezzoli per attaccare la bimba al seno, ok. Io li utilizzo. Poi, ops, altra tutina, delicatamente adagiamo qui. Ci sono tre camicie, quante? Una, due, tre e quattro, ah no, cinque e sei camicie da notte. Ce ne sono tre a lunga manica, che sono le prime tre che vedete, e tre a mezza manica, in base a quelle che saranno le temperature in ospedale. Ed infine abbiamo qui dei calzini primo giorno, che non avevo inserito nella valigia di Vittoria, ok. Sì, sono tutte camicie da notte. Quindi questa era la mia valigia. Qualcosa manca? Manca il cambio per l'uscita, perché non puoi mettere le cose che utilizzi quando arrivi? Sì, se succede come per Bianca, in cui, ripeto, non avendo rotto le acque, i vestiti erano puliti, ma se dovessi rompere le acque sarebbero tutti sporchi, quindi non potrei utilizzarli, quindi dovrò aggiungere un cambio per l'uscita. Io spero che il video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video.